Oggetto numero 4, interroga il consigliere Bori, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ma domani sarà l'8 marzo, che mi piace ricordare non è la festa delle donne, è una giornata di commemorazione, di ragionamento, di riflessione e anche di azione rispetto al futuro. Ho ascoltato ora l'interrogazione della consigliera Fioroni, che chiedeva rispetto al tema dell'autonomia delle vittime di violenza. Ecco, noi portiamo qua un'altra questione, la questione della Casa delle Donne di Terni. Infatti in Umbria c'è una sola Casa delle Donne, si trova a Terni, e l'intendimento delle istituzioni e della politica non può essere quella di chiuderla o di non farla più funzionare. Come sapete, il tema della violenza incide sulla libertà, sulla dignità, sull'autonomia, ma anche sull'autostima delle vittime, e ci sono tante forme di violenza diversa, da quella fisica a quella psicologica, da quella economica a quella persecutoria, come lo stalking. Ci sono realtà come i centri antiviolenza che ogni giorno se ne occupano e lo fanno perché c'è una precisa volontà sia politica che istituzionale. La Casa delle Donne di Terni in questi anni ha svolto la funzione di sportello antiviolenza, di ascolto e di orientamento ai servizi, ma anche di consulenza legale. Ha svolto una serie di attività, 95 laboratori, 53 incontri a tema, 63 presentazioni dei libri, 20 assemblee pubbliche, 22 manifestazioni e flash mob, 63 spettacoli, concerti e raccolte fondi, 17 mostre e 10 gruppi di confronto e di mutuo aiuto. Tutto questo si inserisce in un'attività quotidiana e in un'apertura quotidiana che riguarda dei servizi che sono da considerare servizi pubblici e servizi alla comunità. Però ad oggi a Terni, nella città che è salita agli onori della cronaca tramite l'Osservatorio Italiano sui Diritti come una delle città in cui c'è più odio via social, e questo odio è principalmente riversato nei confronti delle donne, ecco, in questa città un'amministrazione sceglie di prendere questo spazio ad oggi vitale e vissuto e di volerlo riassegnare. Questa cosa è francamente incomprensibile quando le altre istituzioni, per esempio la Regione Lazio, ha invece fatto dei progetti e finanziato strutture come la Casa Internazionale delle Donne, insieme al Comune di Roma, ma partendo dalla Regione Lazio, proprio per dare a questo spazio un futuro in un'ottica di promozione della multifunzionalità di uno spazio socio-aggregativo. Tutto ciò a Terni riveste anche un altro valore, perché quella struttura si trova nel centro storico della città, quindi riguarda non solo i servizi e le attività che vengono svolte, ma anche uno spazio fisico nel centro storico. La nostra proposta, è quello che chiediamo all'assessore, alla giunta, è se intende attivare un percorso che noi suggeriamo di coprogettazione per la Casa delle Donne di Terni, o in alternativa se intende mettere in campo, proprio per le ragioni che abbiamo detto, le stesse scelte che sono state fatte nella Regione Lazio, perché va considerata la natura essenziale e la necessità di continuare le attività e i servizi all'interno di questa realtà che aiuta sia le donne che i minori. E il mio timore, il nostro timore, è che nel momento in cui si sospende, si chiude anche per un breve periodo o si sposta, queste attività vengano perse e non riprendano più. Quindi questo è il tema dell'interrogazione, spero di avere notizie positive. Grazie Presidente. Per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto della violenza degli uomini contro le donne, la Regione Umbria già dal 2014 ha promosso, consolidato e qualificato il sistema regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, così come previsto dalla legge
2014 e 2016, norme per le politiche di genere per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini, che dedica al contrasto della violenza un capo specifico. Con la sottoscrizione del protocollo unico regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, le istituzioni e i soggetti del privato sociale hanno costituito un sistema di servizi di prevenzione e contrasto della violenza e la rete regionale dei soggetti che sul territorio si occupano a vario titolo di violenza di genere. CPO, associazioni di donne, centri antiviolenza, comuni, aziende sanitarie, forze dell'ordine e magistratura. Il protocollo unico regionale, oltre ad esplicitare il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario, regola in modo diretto o attraverso protocolli specifici, anche territoriali, le modalità di relazione tra i diversi soggetti della rete e indica la metodologia da utilizzare basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare, definendo nello stesso tempo le funzioni di centri antiviolenza, delle case rifugio per la presa in carico delle donne che attuano un percorso di uscita dalla violenza. I programmi regionali antiviolenza sono strumenti con i quali la Regione programma e finanzia ogni anno, con risorse nazionali e regionali, le politiche di prevenzione e contrasto alla violenza. Tali programmi hanno previsto come finalità strategica il consolidamento dei servizi esistenti e la promozione di nuove strutture, misure come l'occupabilità, l'autonomia abitativa, l'empowerment e di sostegno all'autonomia delle donne e percorsi complessi articolati di formazione e di aggiornamento per i soggetti della rete di servizi. Con deliberazione della Giunta regionale numero 2 del 2019, così come modificata la DGR 365 del 2021, si è promosso infine un sistema regionale di rete aperto basato sulla funzione dei comuni capofila delle zone sociali che promuovono e coordinano la costituzione e il potenziamento di reti territoriali, interistituzionali, antiviolenza e hanno la responsabilità della gestione dei servizi antiviolenza. Le reti territoriali, interistituzionali, antiviolenza sono costituite attraverso la sottoscrizione di protocolli territoriali che richiamano i contenuti nelle norme regionali del protocollo unico regionale e sono costituite da un numero minimo di soggetti essenziali fra i quali figurano i comuni capofila, le zone sociali, i centri antiviolenza, le case rifugio, gli enti del sistema sanitario, sociosanitario e le forze dell'ordine. Gli accordi di collaborazione tra Regione Umbria e i comuni capofila delle zone del sistema regionale e di prevenzione e contrasto della violenza e contemporaneamente la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali così come previsto dalla legge 119 del 2013. Il Centro per le Pari Opportunità si colloca di diritto quale soggetto aggiuntivo di tutte le reti territoriali antiviolenza per il funzionamento H24 e il numero unico verde regionale. Il sistema regionale di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza della Regione Umbria garantisce progetti e servizi personalizzati di uscita dalla violenza e dal maltrattamento, volti al superamento della situazione di disagio. Progetti e servizi che offrono accoglienza e ospitalità delle donne sole o con figli minori, che non si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli. Progetti e servizi che offrono l'accoglienza e l'ospitalità di strutture alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che nella fase successiva a quella di pericolo necessitino di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa. Case di semiautonomia. In sintesi, il sistema regionale antiviolenza è caratterizzato dalla presenza di 10 centri antiviolenza presso i comuni capofila delle zone sociali di Perugia, Terni, Orvieto, Spoleto, Narni, Città della Pieve, Foligno, Gubbio, Città di Castello, Magione. Un centro antiviolenza presso il Centro regionale per le pari opportunità, due case rifugio a indirizzo segreto presso i comuni di Perugia e di Terni, quattro case rifugio emergenza urgenza presso i comuni di Perugia, Terni, Orvieto e Narni, due case di semiautonomia presso i comuni di Perugia e Terni. Coerentemente con quanto previsto dai piani nazionali antiviolenza e dai programmi regionali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, la Regione ha attuato dal 2014, anno in cui sono stati promossi i centri antiviolenza,
residenziale dei comuni di Perugia e Terni, anche politiche e azioni per il rafforzamento dell'autonomia e il reinserimento sociale delle donne vittime di violenza. Il regolamento regionale 5 del 2021, che stabilisce in base all'intesa Stato-Regione 2014 i requisiti minimi dei centri di violenza e di rifugio, sto finendo, grazie Presidente, e i criteri per le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e il funzionamento dei servizi dopo la verifica dei soggetti, dei suddetti requisiti, da parte dei comuni capofila è stato condiviso prima dell'emanazione con i soggetti del sistema regionale di prevenzione e di contrasto. Si fa presente che, così come previsto dal regolamento, tutti i comuni capofila, reti territoriali antiviolenza, hanno rilasciato l'autorizzazione al funzionamento dei servizi. Per quanto riguarda lo sportello antiviolenza di ascolto e orientamento dei servizi, consulenza legale promosso dalla Casa delle Donne di Terni, non risulta nessuna coincidenza con il centro antiviolenza residenziale del Comune di Terni, in quanto si tratta di meritoria attività svolta in piena autonomia, per cui non è mai stata fatta richiesta né da parte della Casa delle Donne né da parte del Comune di Terni di finanziamento o di inserimento nel sistema regionale di prevenzione e di contrasto per la violenza di genere. La Regione dell'Umbria ribadisce la piena disponibilità a sostenere e finanziare nel rispetto alle normative regionali e nazionali non solo i servizi specialistici antiviolenza, ma compatibilmente con le risorse a disposizione tutte le iniziative e le proposte, comprese quelle della Casa delle Donne di Terni, in attuazione prevista dalla legge 14 del 2016, finalizzate al contrasto alla discriminazione nei confronti delle donne e alla promozione dell'autodeterminazione. Colgo comunque la proposta del consigliere Bori, per attivare un tavolo di concertazione per quanto riguarda la Casa di Terni. Grazie. Grazie Presidente. Allora, intanto parto dalla fine, accolgo molto positivamente la notizia che verrà attivato un tavolo per la Casa delle Donne di Terni e mi rendo disponibile, insieme alle persone che hanno lavorato sul tema, a fornire anche le informazioni e il percorso che è stato seguito dalla Regione Lazio, che ha portato a un successo che ci piacerebbe rivedere anche qua in Umbria. Quindi innanzitutto partiamo con una buona notizia e con il fatto che i dati che sono stati forniti dall'assessore, che riguardano le attività, i centri, le iniziative contro la violenza, sono frutto di un lavoro che è stato fatto negli anni e di un finanziamento in cui si è creduto e su cui bisogna continuare a credere, anzi potenziarlo, perché nel periodo della pandemia è emerso con forza come i reati di violenza sulle donne siano stati in crescita esponenziale e molti non sono denunciati, quindi c'è anche un enorme sommerso, per cui è una battaglia che nelle istituzioni deve vedere unite tutte le forze politiche. Grazie. Passiamo all'oggetto 6, depauperamento della sanità ternana, intendimenti della Giunta. Interroga il consigliere Papareggi. Grazie Presidente. In Umbria, a Terni in particolare, da 3 anni a questa parte la sanità pubblica sta conoscendo, diciamo, una sorta di depauperamento, specie a Terni, di fronte al quale siamo un vero e proprio paradosso, dal fatto che pur registrando un aumento della spesa pubblica di oltre 50 milioni rispetto al 2019 consolidato, di beni e servizi, per esempio all'ospedale di Terni sono andati solamente 900.000 euro, questo diciamo dai bilanci. Basti pensare che l'ospedale di Terni è passato dal 10° al 97° posto, classifica uscita qualche giorno fa, qualche ora fa, e questo è dovuto a nostro avviso a diversi fattori, a partire da un'evidente precarizzazione dei vertici dell'azienda sanitaria, della tecnostruttura regionale. Solamente a Terni abbiamo visto alternarsi 3 direttori, di cui uno è stato cacciato grazie all'unanimità, direi, diciamo, con una risoluzione del Consiglio Comunale. Per poi richiamare in servizio lo stesso direttore che era stato
diciamo, cacciato, addirittura additato di malefatte da qualche esponente della Lega. L'inadeguatezza delle scelte fatte rispetto ai ruoli di vertice non poteva che avere riflessi anche sulle strategie che competono all'amministrazione regionale in materia di sanità, in una materia così delicata. Infatti, tra le cause, diciamo, di questo depauperamento c'è, diciamo, una sorta di proposta di preadozione di piano sanitario regionale avvenuto ormai nel lontano 2021, che ha suscitato aspre critiche sia dal Ministero che dall'Università. Guarda caso, poi queste critiche dell'Università si sono di colpo, diciamo, come dire, sopite grazie a un protocollo d'intesa in via di attuazione, di cui di fatto, diciamo, la Regione dell'Umbria ha deciso di spogliarsi della politica sanitaria per delegarla completamente all'Università anche, e anche delle risorse stesse, con forti ricadute negative, in particolare modo per l'azienda ospedaliera di Terni. E da questo punto di vista la presentazione, diciamo, del modello da parte dell'assessore con cui si intende attuare questa convenzione evidenzia in tutte le sue sfaccettature le azioni di depotenziamento verso depauperamento verso l'ospedale di Terni, a partire dal fatto che l'attuazione di questa convenzione con l'Università, diciamo, prevederebbe la perdita della cardiochirurgia, della struttura complessa, dove è prevista la figura del primario che nell'intenzione dei protocolli attuativi diventerebbe una struttura semplice dipartimentale, gestita da un responsabile ma con il capo di dipartimento in capo all'azienda ospedaliera di Perugia. La struttura di maxillofacciale, oggi struttura complessa, è fiore all'occhiello dell'azienda ospedaliera di Terni, con un primario che viene ridotto a struttura semplice dipartimentale, mentre la struttura complessa anche in questo caso sarà fatta a Perugia. Per quello che riguarda la neuroradiologia è previsto un declassamento e si passerà anche qui da struttura complessa a struttura semplice, e di fatto viene spogliata anche l'ospedale di Terni dell'endocrinologia, che passa tutta l'Università, qui di fatto viene spogliata l'azienda ospedaliera di Terni. Se noi andassimo anche a guardare le docenze dell'Università di Perugia, ci accorgeremmo che non abbiamo fatto un modello di attuazione di convenzione sulla base della necessità delle aziende ospedaliere e dei nostri concittadini, ma sulla base delle esigenze dell'Università. Lo stesso varre e varrà, diciamo, per ortopedia, dove ci sarà un depauperamento, per la materno-infantile, diciamo, tutto quindi prefigura un demansionamento, dove invece in alcuni casi, invece di correggere errori del passato, come quelli, diciamo, che sono stati fatti sul versante dell'urologia, del quale, diciamo, non ne disconosco assolutamente gli errori, io mi ero battuto per ipotesi diverse, però di fatto noi abbiamo che anche in quel caso, diciamo, Mearini torna a Perugia e non opera più nell'ospedale, nell'azienda ospedaliera di Terni. La maxillofacciale, quindi, invece di correggere quegli errori, noi a mio avviso li stiamo aggravando. Ricordo che la maxillofacciale di Terni è presente da 40 anni sul territorio e da 30 è struttura complessa, che opera pazienti che vengono da Roma, Viterbo, Rieti, Siena, Grosseto e così via. Ricordo che da questo punto di vista, diciamo, il prestigio, diciamo, è dovuto molto spesso, come accade, diciamo, le cose sono dovute anche al prestigio dei primari, diciamo, che riconoscono determinati ruoli in ambito nazionale e internazionale. In questo caso, diciamo, il nostro primario è esperto di patologie per l'articolazione temporomandibolare di livello internazionale. Qualora si dovesse perdere la struttura complessa, faccio presente che verrebbe meno anche la reperibilità a traumi H24, 7 giorni a settimana, e questo creerebbe un allungamento delle liste d'attesa. Potrei fare le stesse considerazioni per la cardiochirurgia, come ho accennato, per la neuroradiologia, per l'endocrinologia, la cui soppressione delle strutture complesse vale a dire ridimensionamento dell'ospedale di Terni. Un ospedale che ha sempre giocato e può ancora giocare un ruolo determinante nella mobilità attiva. Basta guardare i dati che sono da questo punto di vista nel corso degli anni. E io penso che, diciamo, averlo ingolfato con il Covid invece di utilizzare strutture come noi avevamo proposto, come l'ex milizia, ha determinato oggi
oggettivamente una parte delle condizioni in cui ci si trova ad operare. Oggi però a nostro avviso è necessario evitare che con l'alibi della razionalizzazione dell'eliminazione dei doppioni vada alla conclusione, si vada di fatto, si apre un percorso che conduca verso l'azienda unica regionale, cosa che noi, diciamo, nel dibattito degli anni al quale il centro-sinistra ha sempre resistito, e crediamo che questo, diciamo, possa essere posta fine a questo percorso, perché invece di attuare pezzi di programmazione con singoli atti e disposizioni, chiediamo all'assessore di fermare le bocce, come si dice, fermare le acque, e capire se è d'accordo con questa ipotesi, se intenda mettere in campo azioni come quella fermando l'attuazione della convenzione e rivalutando le questioni che io ho accennato per evitare il depauperamento dell'ospedale e dell'azienda ospedaliera di Terni. Grazie. Grazie Presidente. Con riferimento a quanto detto dal consigliere Paparelli, sottolineo che non vi è alcun atto amministrativo che vada a definire le situazioni dal consigliere descritte, ma si sta cercando di concertare tra i due ospedali, che rimarranno evidentemente due entità ben distinte, Terni e Perugia, nessuno li vuole fondere in un'unica entità, anche se ci sarebbero i parametri, ai sensi di una normativa nazionale, che prevederebbe questo. Però non è volontà di questa amministrazione di mettere insieme Terni con Perugia, di fare un'azienda unica e via via via. Stiamo cercando appunto di concertare tra ospedalieri universitari, tra Terni e Perugia, una situazione che possa efficientare entrambi i poli e che possa lasciare, che debba lasciare a Terni quella potenzialità che ha sempre avuto negli anni, data oltre che dalla qualità dei professionisti, evidentemente anche dalla posizione strategica collocata in prossimità della regione del Lazio, di fare mobilità attiva da Terni piuttosto che da Viterbo, piuttosto che da Roma e dalle zone limitrofe. Quindi non c'è nessuna volontà di andare a depotenziare il polo di Terni, non c'è nessun tipo di progettualità, tantomeno legato a quello che è la convenzione, che sottolinea è preadottata, quindi passibile evidentemente di precisazioni, di correzioni, di riallineamenti, fatti anche in funzione a quelle che sono, che saranno le definizioni appunto dei due poli per quanto riguarda, sto parlando di Terni e Perugia, per quanto riguarda le apicalità. Lungi da questa amministrazione voler depotenziare i due poli ospedalieri, che di fatto sono i due poli principali, tant'è che sia gli umbri sia che da fuori dell'Umbria arrivano pazienti prevalentemente nei due ospedali di riferimento, sia per la preparazione dei professionisti che vi operano all'interno, ma anche e soprattutto perché sono due ospedali di riferimento ad alta specializzazione in quanto aziende ospedaliere. Quindi è in itinere una concertazione, è in itinere una definizione che dovrà essere fatta evidentemente, come ammesso anche dal consigliere Paparelli, per quanto riguarda un reparto di urologia che prevede tre apicalità più un dipartimento. Una ridefinizione di questa apicalità deve essere fatta proprio per far funzionare bene e per rendere ancora, come dire, ragione sia a Terni che a Perugia per quanto riguarda un potenziamento e un miglioramento di quella che è l'attrattività dall'esterno verso la regione Umbria dei pazienti che arrivano appunto da altre regioni. Grazie. Consigliere Paparelli per la replica. Ma la risposta dell'assessore Coletto è molto deludente, assessore. Potrei mostrare le slide che lei ha mostrato ai capi dipartimento con cui intende attuare la convenzione, quindi la polemica non è la polemica che si sono inventati i giornali, questa è la proposta che voi avete fatto ai capi dipartimento dell'azienda ospedaliera, una proposta che al di là delle buone intenzioni finirebbe per depauperare l'ospedale di Terni, finirebbe per spostare, diciamo, i centri direzionali e anche le persone presso l'azienda ospedaliera di Perugia, con un grave danno, perché i cittadini ternani si rivolgeranno probabilmente, assisteremo a un aumento della mobilità passiva da questo punto di vista.
Ritengo gravi le dichiarazioni relative al fatto che esisterebbero parametri per l'azienda unica, questo diciamo lapsus freudiano probabilmente le fa dire cose e intenzioni verso la quale vi vorrete spostare in maniera graduale, perché di fatto diciamo realizzando due aziende universitarie ospedaliere integrate si va verso quella direzione, spostando i centri direzionali verso l'azienda ospedaliera di Perugia. Noi chiediamo con forza che sia rivalutata la questione, che l'azienda ospedaliera di Terni rimanga un'azienda ospedaliera ad alta specialità, ospedale di secondo livello, convenzionato con l'università, con una convenzione ad hoc tutta da riscrivere, e che non diventi azienda ospedaliera integrata universitaria, perché finirebbe per essere un doppione dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Perugia, e di fatto andremo alle conclusioni che io ho accennato nelle premesse dell'interrogazione.